Questa pure è bella, eh? Domignoli sciocchi, incontri segreti. Forse il mecenate mi ha preso per un membro dell'Ordine degli Antichi. Forse dalle lettere all'ufficio postale potrò ricavare altro. Scoprirò Andiamo. Quale maschera indossi, poetessa. Fantasma formaggino, ragazzi. Ah, era a terra. Io mi sono arrampicata pensando fosse qua. L'ufficio postale. Farò ciò che fanno le spie. Controllerò la posta di sconosciuti in cerca di cospirazioni. Fermati subito. Che stai facendo? Indietro. Non si può entrare a quest'ora. Trova le lettere di Arib. Passiamo un po' di tempo. Vediamo. Ok. Ah. Scusa la domanda, ma tu credi che la storia su una società segreta di criminali? Mica già. Ah, eccolo qua. Allora dovrei salire su. Perfetto. Beh, almeno non devo usare, esatto, sempre l'occhio dell'aquila. Ho sbagliato. Ehi, che succede? Qui niente. Sarebbe meglio. Non hai speranze. Mettiamoli qua all'angolino. Ok. Perfetto.
questo sta di qua. Sì. Questo si è buggato in mezzo. Sì, ok. Immagino che tutte le lettere del califfato passino da qui, comprese quelle di Harib. Ok. Perfetto. Poi. 1, 2, 3. Cos'è stato? Cos'è stato? Come sei morto brutto, figlio mio. Vieni, vieni. Riposa per sempre. Carissima Harib, la vostra poesia mi ha colpito nel profondo. Siete la mia oasi, rigogliosa e... Blah. Se declamerete altri versi licenziosi, vi farò tacere. Che gentile. Passiamo oltre? Vi rammento che il vostro debito di 15 dinar non è ancora stato... No. Quando le sue gocce di miele saranno versate, Al-Falab seguirà il topo oltre il giardino. Messaggi in codice dell'ordine? Una poesia scadente, o entrambi. Forse Harib è Al-Falab. Il mecenate parlava di una declamazione nel giardino. Potrei consegnare questa lettera ad Harib e poi seguire la volpe.
Abu Abdallah è il vero califfo e presto reclamerà il suo legittimo trono. Lascio questa lettera alle spie. Andrò al giardino, darò ad Al-Thalab la sua lettera e poi la seguirò da vicino. Oceano impetuoso, placherò il tuo furore. Deserto rovente. Abbraccerò il tuo calore. Cobra? Sì, cobra o colomba. Oceano o deserto. A ogni tua forma, il mio cuore resta aperto. Saluti a voi. Ci conosciamo? Su, non siate timido. Mordo molto di rado e non lascio mai il segno. Quanto è difficile avere un po' di riservatezza. Come avete avuto quella lettera? Chi vi ha mandato? Io lavoro nell'ombra per servire la luce. Ho conosciuto quelli che servono la luce. E spesso il bagliore li rende ciechi. Anche i vostri maestri sono ciechi e sciocchi? Ti avevo avvertito, figlio di un cane! Venite, Arib, o le male lingue inizieranno a parlare. Ma la lingua che parla più di tutte è la vostra, anche quando vi imploro di tacere. Osate ignorare me, colui che vi ha sostenuta e senza il quale sareste una nullità. Sciocchezze! Io mi sono sempre sostenuta da sola. E le mie opere faranno la storia. Voi, invece, siete bandito dalle mie pagine. Sparite! Come posso lasciarvi a sciacalli del genere? Siete una donna sola, indifesa! So difendermi con le mie parole. Bene, vediamo come vi difenderanno ora. Prendetela! La signora è attesa a un appuntamento. E voi la farete tardare. A quanto pare le mie parole evocano persino scudi. Puoi dirlo forte! No! Arib si è diretta all'incontro segreto. Devo sbrigarmi. La lettera suggeriva ad Al-Thalab di lasciare il giardino e di seguire il topo. Forse posso ancora trovare Arib. Meglio restare nell'ombra. في أحمد بن
serve una visione più ampia. لكن المسألة تكون في مشاكل. حرج علينا أن نعتز بمدينتنا هكذا. Fin dove fuggirà la volpe? Ecco qui un altro topo. Sono quelli pescati vicino ai tigri, quando l'acqua è ancora pulita. Dovresti trascinarlo alla corte d'appello. Ma lui lo fa per il mio bene, Sara. La mia fama richiede decoro, discrezione. Lui teme che io sia troppo orgogliosa. Tu? Ma no! Io parlo di amore impetuoso, senza catene, libero di esprimersi. Non dovrei mettere in pratica ciò che scrivo. La pratica rende perfetti.
e attira molti nemici. Forse, ma almeno sono io a sceglierli. Spasimanti, califfi, mecenati e amanti hanno sempre cercato di decidere i miei nemici. E i miei amici. Ma Allah sa bene che una volta scelsi male. Aveva finto bene. E una poetessa ha bisogno di mecenati. Anche la grande Al-Thalab. Beh, io ho scelto. Bene, si prospettano tempi duri. Me la caverò. Sono sopravvissuta a 6 califfi. Sopravviverò... ad altri 6. Non temere, Sara. Bacerò gli anelli che devo baciare. Ma non mi farò più incatenare da nessuno. Incontri segreti, nomi in codice. Qui non c'è traccia dell'ordine, però ci sono vari mecenati ammiratori. Forse il capo dell'ordine non è Arib, ma un suo estimatore. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.